Ciao ragazzi, domenica sera 20:30, seppur esausta da tutte queste videoregistrazioni, preparo per la seconda volta, perché quella di prima non è venuta, la lezione per domani che vi metterò nei materiali. Allora, adesso cerco di farvi vedere le slide che ho preparato. Allora, torno un attimo indietro, perché quella sbagliata continua a essere sbagliata. Ok, ci siamo. Umanesimo, terza puntata. Allora, ho fatto un breve riepilogo di quello che abbiamo visto finora, cioè dopo l'inquadramento generale dell'umanesimo, ricordate che avevo fatto un PowerPoint con l'audio. Dopo il video sull'umanesimo, a proposito di edonismo e fugacità, quello in cui ho spiegato Lorenzo de' Medici e la canzone di Bacco, quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, eccetera, e dopo che ho spiegato la poesia di Poliziano, in cui la ragazza si rivolgeva alle sue amiche dicendo di aver trovato delle rose in mezzo al maggio in un verde giardino. Allora, oggi è la volta del poema epico cavalleresco. Il periodo ovviamente è sempre lo stesso, siamo ancora a Firenze, la pagina è quella segnata lì, pagina 564. Allora, l'autore di cui ci occupiamo è Luigi Pulci. E perché allora sotto vi ho scritto Lorenzo de' Medici? Perché vi avevo già raccontato l'altra volta che Lorenzo de' Medici, diciamo così, è influenzato come scrittore da due letterati che sono alla sua corte. Questi due letterati sono Angelo Poliziano e Luigi Pulci. Avevamo detto che Lorenzo de' Medici non solo è il signore della città e quindi si occupa di politica, ma è anche un mecenate. Anzi, direi che la politica e la cultura vanno di pari passo, perché per essere un buon uomo di politica bisogna anche dare grande importanza alla cultura. Questo l'aveva capito bene Lorenzo de' Medici, l'aveva capito ancora prima, come ricorderete, Federico II di Svevia, che aveva sollecitato i suoi funzionari imperiali a scrivere delle poesie. Avevamo parlato di scuola poetica, anche se non era una vera e propria scuola. Lorenzo de' Medici a sua volta scrive come scrittore viene influenzato. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo così, più erudito, da Angelo Poliziano. Invece, per quanto riguarda l'aspetto più trasgressivo, più irregolare, da Luigi Pulci. L'altra volta abbiamo parlato di Poliziano, abbiamo detto che era colui che riteneva importante riprendere il latino, anzi scrivere in latino, ma non recuperare soltanto il modello di Cicerone, bensì riferirsi a più autori, proprio perché il fatto di prendere esempio di autori differenti poteva rendere migliore il latino. L'esempio dell'ape che produce un miele migliore posandosi su più fiori, di qui la cosiddetta dotta varietà. Poliziano, oltre alla poesia che abbiamo analizzato l'altra volta, vabbè, scrisse ovviamente tante altre cose, ma una delle opere più famose, che però non analizzeremo, sono le stanze per la giostra del Magnifico Giuliano. Di che cosa si tratta? Di un poema che è scritto in stanze e quindi in strofe dedicate al Magnifico Giuliano. Il Magnifico Giuliano sarebbe il fratello di Lorenzo de' Medici, il quale era stato poi realmente nella vita vittima di una congiura di una famiglia fiorentina, quella dei pazzi, e quindi Poliziano non era più andato avanti a scrivere l'opera. L'opera pertanto è rimasta
incompiuta, ma è un'opera estremamente importante soprattutto per l'arte, perché un artista famosissimo che è Botticelli, nel dipingere si ispirò a Poliziano. Se ci rimarrà tempo nel corso dell'anno, vedremo questa duplice influenza. Per ora sappiate soltanto appunto questo dato, ricordatevelo, è importante soprattutto per la storia dell'arte, quindi per quanto vedrete con Domenichelli. Dicevo dell'altra influenza che ricevette Lorenzo De Medici, quella da Luigi Pulci, e dicevo che Pulci è l'anima trasgressiva dell'umanesimo. Basti pensare che una delle sue prime opere fu un dizionario furfantesco. Beh, pensate che scrivere un dizionario non è senz'altro un'operazione semplice, richiede molta fatica, sapete voi che ci sono tanti tipi di dizionari, cioè ad esempio il dizionario di base, oppure il dizionario di neologismi, il dizionario di parole nuove, i dizionari enciclopedici e via dicendo. Raramente però si parla di dizionario furfantesco. Sono dei lemmi, quindi le parole che ci sono riportate in ordine alfabetico su un dizionario si chiamano lemmi. Si tratta in questo caso di una raccolta di lemmi per argomento. Qual è l'argomento? Il fatto di essere furfanteschi, cioè sono delle parole della malavita. E quindi questo ci fa ben capire quale fosse l'anima di Pulci, sempre attento a quanto vi era di irregolare. Proprio per questo motivo, altro punto, entrò in polemica con Marsilio Ficino. Marsilio Ficino era tra l'altro diventato molto importante alla corte di Lorenzo de' Medici per aver recuperato la filosofia platonica, per essere stato, diciamo così, un personaggio molto importante nell'ambito del neoplatonismo. Ecco, Pulci polemizzò nei confronti di quest'ultimo, soprattutto per l'importanza che veniva data all'anima e tutti i ragionamenti filosofici che attenevano a questo tema, per cui finì anche per non essere più nelle grazie di Lorenzo de' Medici, da cui che invece aveva originariamente ispirato, se ne andò perché obbligato dalla corte dei Medici e addirittura quando morì venne seppellito in terra sconsacrata. Cambio slide. E quest'altra è intitolata Il Morgante ed è il capolavoro di Luigi Pulci, un'opera che un tempo si studiava anche approfonditamente. Ora, dato che il programma di letteratura italiana è molto più ampio, perché insomma già quest'anno dobbiamo arrivare ad Ariosto, sono un po' preoccupata. Comunque, dicevo, ora lo vedremo un po' più velocemente. Ho scritto i dati fondamentali. Il primo è la rivoluzione del poema cavalleresco. E allora partiamo con questa considerazione. Il Morgante è un poema cavalleresco e quindi si riallaccia a quella tradizione della chanson de Roland, quindi dei poemi cavallereschi della Francia del Nord, scritti in lingua d'oïl. Avevamo ricordato che il tema di fondo era una guerra per motivi religiosi ed emergevano alcuni valori, quale la fedeltà al proprio signore, ma soprattutto l'importanza della fede, la mancanza del tema amoroso. E quindi appunto la chanson de Roland, 1060 e tutto quanto abbiamo detto. Allora, il Morgante è allo stesso modo un poema cavalleresco. Sullo sfondo, ma molto sullo sfondo, ci sono le vicende solite dei poemi cavallereschi, quindi i personaggi classici dei poemi cavallereschi, le guerre religiose. E allora cosa c'è di rivoluzionario? E cosa c'è invece che riprende la tradizione? Beh, quanto riprende la tradizione è presente, segnato qui al secondo punto, il poema in ottave. Formalmente il Morgante rispetta la tradizione, perché si tratta sempre di un poema
sempre in ottave, grande musicalità, quindi il pubblico sarà un pubblico così, quello delle piazze, un pubblico a cui doveva arrivare con una certa facilità quanto veniva narrato in questa storia. E allora, dal punto di vista formale, tutto rimane invariato. La grande rivoluzione, per cui si parla anche di poema anticavalleresco, è data dalle caratteristiche dei personaggi. Il protagonista è Morgante, un gigante, e questo è già insolito, sembra un personaggio tratto da un mondo fiabesco. L'altro personaggio famoso, non il protagonista, è Margutte, che è un mezzo gigante. Avrebbe anche potuto essere un gigante, ma si è pentito a metà della crescita e allora è rimasto un mezzo gigante. Che fine hanno fatto i valori dei poemi carolingi? Una fine bruttissima, cioè sono veramente finiti. Valori dei poemi carolingi, abbiamo detto la fede. La fedeltà, l'attaccamento alle proprie armi, Morgante e Margutte fede non ne hanno, in particolare ora faremo riferimento alla fede di Margutte che è tutta riposta nel cibo e nel bere e quindi dai valori spirituali si è passati invece ai valori terrestri, anzi proprio terra a terra. E questa è in pratica una dissacrazione, della tradizione precedente. Ho scritto antifrasi di quei valori. Cosa vuol dire antifrasi? Vuol dire capovolgimento. E quindi è un poema che formalmente rispetta le caratteristiche dei poemi cavallereschi, ma gli eroi non esistono più, sono degli anti-eroi e i valori sono capovolti, quindi antifrattici. Anche la morte, ricordate l'importanza della morte nella Chanson de Roland, che rifletteva proprio l'importanza che nel Medioevo veniva attribuita alla morte, una morte doveva essere gloriosa. Si era felici di morire con una morte gloriosa perché si aspettava la vera vita, che era quella dopo la morte. In questo caso, invece, Morgante e Margutte muoiono l'uno per il morso di un granchiolino e l'altro per le grandi risate, il che ovviamente è un abbassamento del livello. Allora, il vostro libro vi riporta questo autoritratto di Margutte a pagina 567 e io ve ne ho portato solo qualche strofa. Quando Morgante arriva in un incrocio, vedete la strofa 112 su un crocicchio, la leggo così sentite la musicalità. Tra parentesi vi invito a notare come è rimato il tutto, crocicchio con ispicchio, bosco, fosco, ma crocicchio e ispicchio fanno rima anche con picchio, e bosco e fosco anche con non conosco, e poi la rima baciata alla fine, quindi abi, 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 ci, ci, abi, 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 ci, ci, eccetera, eccetera. Giunto Morgante un dì su un crocicchio, incrocio, uscito da una valle in un gran bosco, vide venir di lungi per ispicchio, quindi lo vede soltanto come uno spicchio, un uomo che in volto parea tutto fosco, quindi cupo, tenebroso, dette del capo del battaglio un picchio, quindi picchiò con il suo battaglio di campana in terra e disse: costui non conosco. E posesi a sedere in su un sasso, tanto che questo capitò è al passo. Quindi, quando vede questo uomo tutto fosco in viso arrivare, batte per terra, dice: costui non conosco, e si mette a sedere su un sasso e sta lì fin tanto che l'altro non arriva. Morgante guata le sue membra tutte quante, più e più volte dal capo alle piante dei piedi. Che gli pareano strane, orribili e brutte, orride e brutte. Quindi non è,
un bel ragazzo, dimmi il tuo nome, dice a viandante. E colui rispose, il mio nome è Margutte ed ebbi voglia anch'io di essere gigante. Ed ecco qua quanto vi stavo raccontando prima. Poi mi pentii quando al mezzo fui giunto. Vedi che sette braccia sono appunto. Quindi vedi che sono soltanto sette braccia, controllate poi la nota, dovrebbero essere circa 4 metri, quindi un mezzo gigante, e immaginate quindi un gigante che cos'è. Disse Morgante, ah tu sia il benvenuto, ecco che io avrò pure un fiaschetto alato, che da 2 giorni qua non ho bevuto, e se con me sarai accompagnato, io ti farò a camino quel che è dovuto. Dimmi più oltre, io non t'ho domandato se sei cristiano o se sei saracino, se tu credi in Cristo o in Apollino. Allora, notate la comicità di Morgante, l'altro ha detto, ma sono solo sette braccia. Ah, bene, bene, tu sia il benvenuto, così adesso vado in giro con te vicino che sei un fiaschetto, come dire, sei con una mezza calzetta. Sei una mezza calzetta, sei il mio fiaschetto. E poi va avanti con questa metafora, che da 2 giorni in qua non ho bevuto. Tu sei un fiaschetto, stammi vicino, visto che è da un po' che non ho bevuto. E se ti accompagnerai a me, io ti tratterò come si conviene. Dimmi di più, io non ti ho domandato se sei cristiano o se sei saraceno, se credi in Cristo o se credi in Apollino, in Apollo. E guardate la risposta di Margutte. A dirtelo tosto, subito, io non credo più al nero che all'azzurro, ma nel cappone ho lesso voglio arrosto, e credo alcuna volta anche nel burro, nella cervogia, e quando io ne ho, nel mosto, e molto più nell'astro che il mangurro, ma soprattutto nel buon vino, ho fede. E credo che sia salvo chi mi crede. E credo nella torta e nel toltello. L'una è la madre e l'altro è il figliuolo. E il vero paternotto è il fegatello. E possono essere tre, due, uno solo. E deriva dal fegato a me quello. E perché io vorrei ber con un ghiacciuolo, se Macometto il mosto vieta e biasima, credo che sia il sogno o la fantasima. Allora, è un elenco di cibi, di bevande che sono la fede di Margutte, quindi un capovolgimento dei valori. Ne ho evidenziate alcune di questi, cioè ho evidenziato quelle che ci permettono di capire che il mondo è diventato una sorta di grande gastronomia. Credo nel cappone, cucinato in qualsiasi modo, lesso, arrosto, credo nel burro e poi nella cervogia, cerveza, sapete, l'avete già sentito, nella birra. Credo nel mosto, aspro e mangurro sono due monete, però aspro si rifà anche al vino. Comunque nel buon vino è salvo chi crede nel vino. Credo anche nella torta e nel tortello. E poi qui gioca un po'. La mamma è la torta, l'altro il suo figliuolo, il vero paternostro è il fegatello, diventa quindi blasfemo. Padre, figlio, Spirito Santo diventano tre, due, uno solo, eccetera, eccetera. E dal momento che io vorrei bere con un grande contenitore questo ghiacciuolo, se Maometto, dal momento che Maometto impedisce di bere, lo vieta, io ho letto biasima e non biasima, perché deve far rima con fantasima, se Maometto vieta il mosto, io credo di averlo sognato, credo che sia un fantasma. Ecco, e poi va avanti così. In realtà ci sarebbero molte cose da dire, ma questo è soltanto così uno spaccato perché sappiate chi è Luigi Pulci. E in particolare ho concluso dicendo che Margutte, guardate quelle 2 righe sotto la strofa 116, è nato da una monaca greca e da un prete maomettano. Quindi già è un matrimonio così male assortito. E è nato lui che ha tutti
vizi peggiori del mondo. Sembra un po' un personaggio di una novella di Boccaccio. Quale? Non lo dico. Margutte, giocatore, è baro, è sodomita, è ladro, è sfruttatore di donne, è bestemmiatore, alla fine persino parricida. Ebbene, parricida. Questo essere parricide non è il primo che ha ucciso il padre, o almeno c'è qualcuno che si augurava che il padre morisse. E tutto ciò, questo sovvertire l'ordine, fa parte di una certa tradizione. È come se un filo rosso tenesse in piedi alcuni autori o comunque alcune espressioni letterarie che abbiamo visto fin da quest'anno. Accanto alla tradizione alta c'è una tradizione bassa, noi l'abbiamo chiamata popolare, realistica. Il vostro libro parla anche di tradizione carnevalesca. L'ho ripetuta qui, ho ripetuto qui questa espressione. Abbiamo iniziato ricordando i Carmina Burana, vi ricordate in latino? Qualcuno di voi mi ha raccontato di averli trattati alle medie. Io vi avevo detto, guardate che ad esempio l'anno scorso, no, forse 2 anni fa, sono stati rappresentati a Reggio, quindi questo latino particolare con il quale si esaltano alcuni valori che sono proprio i valori legati alla terra, in taberna quando sumus, noi abbiamo detto. Poi, sempre all'interno di questa tradizione, c'è Congiolieri, se io fosse foco, arderei il mondo, se fosse vecchio lo tempesterei, vento lo tempesterei, se fossi acqua l'annegherei, eccetera, eccetera. Avevamo detto anche che la sua donna era Becchina e quindi lo stravolgimento di tutta la tradizione letteraria stinovista. Poi abbiamo fatto anche il nome di Cielo d'Alcamo. Ricordate, siamo alla corte di Federico II di Svevia e questa donna, questa rosa fresca o lentissima, in realtà è un po' una birichina, come si vedrà alla fine della poesia. Sovverte l'ordine, quindi anche Cielo d'Alcamo è un irregolare. E poi qualche giorno fa vi ho registrato il video sull'undicesimo canto di Dante, quello dedicato ai barattieri, e l'ultimo verso di questo canto è quello in cui i diavoli, insomma, si esprimono in modo sconcio. Si fanno pernacchie e poi l'uno del cul ha fatto trombetta e quindi, insomma, questo sì che rientra in questa tradizione irregolare, il mondo alla rovescia. Allora, compito da inviarmi per la prossima volta che c'è letteratura, ovvero per giovedì. Giovedì dovremmo averne 19. Quindi giovedì 19 mandatemi uno scritto, anche non particolarmente lungo, se no, insomma, considerate che ho quasi 80 allievi, 70 tutti, e leggere, insomma, diventa difficile tenere il passo, però a voi ci tengo particolarmente perché dovete imparare a scrivere bene, così poi siamo avvantaggiati i prossimi anni. Allora, una riflessione scritta. Chi è un irregolare ai giorni nostri? Abbiamo detto Pucci è un irregolare, ma nella società, secondo la percezione che ne avete voi, che è un irregolare. E poi, secondo punto, legatelo in qualche modo al primo, nella letteratura o nell'arte o nella musica, anche quella contemporanea, chi sono gli irregolari secondo voi? Quali sono? Potete fare degli esempi e potete anche far capire quali sono le caratteristiche che secondo voi rendono un irregolare tale. Musica, arte, insomma, qualsiasi forma d'arte, quella che vi piace di più. E con questo, ciao. Fate i bravi. Chiudo.